materia. Ho deciso di protestare perché io sono venuto, appena uscito dal carcere, sono venuto per presentare quella denuncia che gli ho fatto leggere. E mi hanno dato l'appuntamento domani e io oggi voglio rendere pubblica la mia storia, perché voglio giustizia, voglio essere anche ripagato di tutti i danni che ho subito, perché c'ho due case bruciate, ho fatto 10 anni di galera da innocente, mi hanno condannato a 18 anni in primo grado di carcere, come se fossi un criminale. E invece io mi sono visto che i criminali sono i veri criminali, non è... Chiede di essere ricevuto dal procuratore? No, io non voglio... Il procuratore ci ho già spedito tutto, tutta questa qui, tutta roba che ho spedito alla magistratura. Lo sanno tutta la mia storia. No, voglio che si apra un'indagine sul mio caso. Ma ci può dire che cosa è successo a grandi linee? In grandi linee, nel 2006 a me mi hanno bruciato due case. E ho bruciato quella di un'altra persona. E mi arrestano, arrivano i carabinieri perché avevano fatto dichiarare a due che io gli ho detto a loro che avevo bruciato le mie case e quella di un'altra persona. Mi hanno arrestato per quello. Mi hanno arrestato, il giorno dopo mi hanno rilasciato. Mi hanno rilasciato e io sono tornato a abitare dove abitavo. E siccome tutta la gente aveva paura, perché non saliva più nessuno, hanno deciso di levarmi di mezzo. Così un giorno vado a pascolare le capre, sto tornando a casa, mi salto sopra i carabinieri e con la falsa testimonianza che mi ha visto entrare in una piantagione di marijuana, che non è vero, e mi arrestano per quello, con questa falsa testimonianza. Al processo chiamano a testimoniare che mi ha bruciato le case. Che mi ha bruciato le case. Con la promessa di non... che non viene inquisito. Perché lei ha fatto il carcere? Ho fatto il carcere per le case bruciate, di quella persona che mi ha bruciato le case, e con la falsa testimonianza delle piantagioni di marijuana. Poi un'altra volta, poi vado ad abitare da un'altra parte, a Villa Talla. Un giorno vedo della gente in montagna, vado su, e vedo gli stessi carabinieri che mi hanno arrestato a Montalto prima, e io sono a 50.000, questi qui, e mi giro, visto che mi stavo per andare, loro mi dicono vieni qua, io vado là, mi mettono le manette, mi trascinano ammanettato in una piantagione, e dico questa è tua, ma mica mi puoi arrestare così. Cos'è? Questi sono sequestri di persone, non sono arresti. Come si chiama? Scuola Giacomo. Di dov'è? Di Onese. Io sono nato qua, Onese.